Allora, 3-2, tantissime emozioni. Più bravo lui dei giocatori in campo. Questo sicuramente, grande Filippo come sempre. Riccardo. Secondo me è un buon primo tempo dell'Inter, dove ha messo sotto l'Empoli sicuramente. Poi molto probabilmente, come succede spesso, vuoi 100 minuti con la Juve, la partita di Bergamo, nel secondo tempo siamo entrati un po' contratti, forse paghi del risultato. Andrea Zoli ha cambiato qualche problemino, non sta venendo fuori, ma sai, Andrea Zoli 120esimo con la Juventus e ieri supplementari con l'Empoli, sì, ma separerei le partite, però ieri era un Inter bis, no, nel secondo tempo Andrea Zoli ha cambiato la partita, l'Inter è andato un po' in affanno e poi va bene, quando sono entrati Barella e Dzeko poi non c'è stata più partita, sì, nei tempi supplementari. È giusto dire che non sono due partite a mettere in relazione, perché è vero che al 120esimo ha segnato il gol della vittoria all'Inter, ma è anche vero, se andiamo a vedere le parate di Handanovic è stato uno spettatore non pagante in campo. No, l'unica partita di Bergamo, la partita di Bergamo in effetti qualche campanello d'allarme. Ma tu hai giocato con una squadra dell'Atalanta che quando è in forma ti va, sì, a marcare. Poi avete visto Brozovic, certo, non faceva un passo, sì, è dovuto, anziché proporre, è dovuto andare sul piano atletico che non è forte suo. Sì, diciamo che Atalanta-Inter hai fatto fatica, però fare fatica però, a Bergamo. Però io credo che qua facciano fatica un po' tutte poi alla fine, perché noi dobbiamo dimenticarci. Cioè l'Inter non può vincere, sì, però tutte le l'Inter partite 3-0. Sembrava più brillante un mese fa. Ho capito, ma non è che può andare a 200 all'ora. È vero anche che c'è un momento in cui c'è stato un momento anche che il Milan giocava male e aveva un po' di fortuna e vinceva. In questo momento, insomma, l'Inter è un po' fortunato perché va a Bergamo. L'Inter ha aumentato i modi di vincere. Però che è un vantaggio per loro, che è problematico. Perché ma scusa Paolo, ma tu per vedere la forza di una squadra di calcio, perché io Massimo, sì, la stessa. Ma lui mi ha capito lo stesso. Ma sex, allora, lo puoi chiamare come per vuoi. Per vedere praticamente la forza di una squadra di calcio, devi vedere i marcatori. L'Inter c'ha l'attacco più forte che l'attacco segna meno di centrocampisti. Questo qui significa imprevedibilità di una squadra. Sì, però è vero, Luciano, che allora in questo scorcio di campionato l'Inter va a Bergamo con l'Atalanta rimaneggiata, che fa un buon risultato, per l'amor di Dio. Poi 120esimo la Supercoppa, quindi anche lì fortuna, per l'amore di Dio, non è che non aveva stradominato la partita con la Juventus. No, anche io faccio la somma delle parate fatte dall'uno e dall'altro, compreso il palo, e dico che l'Inter ha fatto la partita sua. Ora non scherziamo su questo. Cutrone fa una gian giocata, però prende la traversa, rimbalza sulla schiena. Ma gli episodi ci sono in tutte le partite. Sì, però c'è un momento in cui dobbiamo staccare. In questo momento mi vedo meno brillanti di prima. Senza dubbio la sosta ha fatto male all'Inter. Vuoi perché si è fermata, vuoi perché andava a mille. Però adesso non è che l'Inter deve vincere tutte le partite 4-0 e fare calcio spettacolo. Ci sono i campionati, li vinci anche. Ma c'era anche la chiave di lettura di Franco, cioè l'Inter ha trovato più modi di vincere le partite. Certo, c'è Franco. Più modi di tutti. Ci ha messo pure le vittorie all'ultimo minuto dei supplementari. Le vittorie con la palla rimessa in gioco praticamente da fuori porta. Le vittorie con l'effetto serra, tutte ce l'ha messo. Questo effetto serra. Ma l'effetto serra l'Inter non c'entra nulla. Sconfitte con l'effetto serra, diciamo. Ma l'effetto serra l'Inter non c'entra nulla. Ma non va in grazia all'Inter l'effetto serra. Ho capito, però sai, posso dirti allora che il Milan avrebbe vinto ancora una volta al 94esimo. Cioè, non è che va a mille il Milan. No, ma tu stai dicendo che sono tutti episodi che vanno a favore. Ho capito, l'Inter, però un conto è dirmi che mi va bene a Bergamo che Pessina sbaglia il gol, un conto è va bene dire che ci va di fortuna segna il 120esimo, però con Serra l'Inter non c'entra nulla. No, ma ci mancherebbe, chiaro, non è che si fa male da soli loro, non devi arrivare lì, secondo me, il Milan con lo Spezia. Ma vanno tutti in pellegrinaggio, perché gli porta 3 punti piovuti dal cielo, dalla serra. Ho capito. Andiamo da Paolo Marcello, perché c'è un Simone Inzaghi che dopo la partita, insomma, era giustamente soddisfatto, però bisogna anche riconoscere che ieri l'Inter ha fatto molta fatica. Molta, davvero, davvero molta fatica. Si è visto la squadra come senza i titolari, particolarmente in difesa
regge meno l'urto. Inzaghi ieri ha parlato nel post partita Inter TV, già che avesse voce credo possa essere annoverata come una notizia, ascoltiamo le sue dichiarazioni. Penso che abbiamo fatto un ottimo primo tempo dove abbiamo trovato un portiere che ha fatto due o tre parate veramente difficili a cui bisogna fare i complimenti. Penso che avremmo meritato qualche gol in più, poi purtroppo il secondo tempo abbiamo perso un po' di lucidità, ci siamo allungati e poi insomma negli spazi sappiamo che l'Empoli è una squadra di qualità e quindi abbiamo sofferto, siamo andati sotto, abbiamo dovuto cambiare giocatori, modulo, però i ragazzi insomma hanno messo in campo tutto, non hanno mollato e andiamo ai quarti di finale con molta molta fiducia. Rammarico il primo tempo perché dovevamo fare qualche gol in più, perché secondo me abbiamo fatto un ottimo primo tempo contro un avversario importante, poi purtroppo una volta subito il pari abbiamo perso lucidità, ci siamo allungati e negli spazi insomma conosciamo la bravura dell'Empoli, dei suoi giocatori, quindi abbiamo sofferto, siamo andati sotto, però insomma mi prendo la grande reazione che ha avuto la squadra. Era Simone Inzaghi, dimmi Luciano. No, ti volevo dire che la differenza, allora sono partite queste qui che vengono prese un po' alla leggera dalle squadre più forti. E nulla toglie che l'Inter si sentisse in grado di battere l'Empoli, penso che non ci siano dubbi. E sai chi dà la prova di questo? La prova di questo la dà proprio Inzaghi. Guardate la voce che aveva ieri sera. Che di solito non ha, certo, hai ragione. E la voce che aveva nei 120 minuti. Franco, credo sia la prima volta che Simone Inzaghi in un post partita ha voce. Tu che hai in che memoria laziale, è già successo? No, lui ieri io credo che a un certo punto se la sia vista brutta. La verità, l'Inter secondo me, io non dico fortuna, però è la sua stagione, come non mai, come nemmeno era sembrato con Conte. Franco, qui al di là dei meriti che sono tanti di Inzaghi, tutti gli episodi gli vanno a favore. Franco, e soprattutto no, non ci sono giocatori beati loro che si ammalano. Devo andare in pubblicità, Luciano, dopo la pubblicità gli rispondi, 2 minuti, torniamo subito. Allora, rieccoci, ben ritrovati. Ti ricordi ancora cosa volevi dire a Melli? Ritornerà. Io sono perfettamente d'accordo con Franco. Eri d'accordo con mi voleva parlare del comico. Del comico. Non era quello l'argomento che stavamo trattando. Io parlo di quello di che è anche simpatico, se vuoi. Ma un bravo ragazzo, ma di chi parla? Di cosa? Come si chiama? Del vino. Ma non c'entra niente adesso. I discorsi che facciamo in pubblicità non li dobbiamo portare in diretta, tanto a caso non capisco. Che so, io rispondo a Franco. Salutiamo Simone Barbato, visto che ne stavamo parlando. Io anzi colgo l'occasione per dire che portasse il vino, perché quando uno promette deve anche mantenere. Di essere di parola. Questo vino. Però un anno e mezzo che perché è vero che è vero che parla bene. Scusate, è vero che Barbato sa distinguere le cose nel modo migliore nelle partite di calcio, sa parlare dei giocatori perché vede bene la partita. Ma quando lo porti? È un anno e mezzo che deve essere. Questo messaggio sicuramente gli arriverà, Luciano, non ti preoccupare. Torniamo seri, andiamo. Aspetta. Marcello, era palesemente ironico. Andiamo da Paolo Marcello perché dobbiamo anche però parlare di un giocatore che ieri si è fatto male. Non è il primo infortunio di questa stagione, giocatore che quest'estate l'Inter ha pagato tanto e da cui si aspettava tanto. Fin qui credo Paolo Correa Lotito è rimasto molto contento, immagino Paolo. Sì, spesso quando si acquistano giocatori si tende a sottolineare i lati positivi. In verità Correa, e Franco lo sa bene, ma come tutti i nostri ospiti appassionati di Serie A, ha sempre sofferto, è sempre stato recidivo a livello di infortuni, oltre che discontinuità sul campo. Ieri era solo il quinto minuto di gioco quando si è fatto male. Abbiamo anche le immagini dell'infortunio, è stato sostituito da Sanchez, Correa, che era partito appunto dall'inizio in coppia con Edin Dzeko. Qua vedete Romagnoli
gli sale in groppa di fatto e qua gli cede il muscolo completamente. Noi speriamo si tratti solo di stiramento e che non si parli addirittura di strappo, però insomma la faccia, il gesto di Correa è eloquente, è uscito dal campo in lacrime, domani gli esami strumentali, si parla di almeno un mese di stop per il ragazzo. Ecco che l'Inter allora con solo 3 punti, Dzeko, Sanchez e Lautaro, potrebbe decidere di andare sul mercato per cercare di sostituirlo, perlomeno a livello numerico, visto che Satriano è stato appena ceduto in prestito. Ecco le immagini davvero, davvero brutte, Correa che si fa male ancora una volta, è un problema muscolare. E questo acquisto qui era un acquisto tattico, quello di Correa, perché praticamente si riteneva che Sanchez, che apre spazi ai giocatori, agli attaccanti, potesse non tenere. Infatti Sanchez fa 20 minuti, 30 minuti. Sì. Correa più o meno la stessa cosa, perché chi ha seguito i campionati del passato, Correa è un giocatore, se gioca bene il primo tempo non gioca bene il secondo, tant'è che, e Inzaghi lo sa perfettamente, perché questo è un giocatore determinante per creare spazi davanti, perché salta con facilità l'avversario. Se c'è, però è uno che soffre, quasi mai, è uno che delicato. Soffre molto il dolore. Ci sono due cose da dire. La prima, ottimistica, è che è uscito camminando. Questo potrebbe la seconda è che purtroppo è la stessa gamba dell'infortunio precedente. Quindi potrebbe essere una ricaduta, magari qualcosa di più grave. Alla luce degli infortuni, del rendimento molto ondivago, è stato un buon acquisto, cioè arrivati a questo punto, buon acquisto, perché è stato pagato 30 milioni. Sì, è un buon acquisto, adesso è difficile dirlo, perché comunque ha saltato delle partite per infortunio e comunque 4-5 gol li ha fatti. Credo che l'Inter si stia guardando intorno comunque. Ha fatto due doppiette. Una a Verona e una con l'Udinese. Verona era la prima partita che giocava con la maglia di Credo che comunque l'Inter si stia guardando intorno per prendere una punta. Perché calcisticamente, come diceva prima Paolo, calcisticamente questo è un buon giocatore. Però il problema sono gli infortuni e la tenuta. Lui non è un giocatore che ha molta tenuta, praticamente deve essere utilizzato con il contagocce, l'ha fatto con la Lazio, lo sta riprendendo. Ieri devo dire che è stata una roba un po', cioè si può ammettere un po' di sfortuna, perché una roba un po' anomala, cioè non si è fatto male da solo, ovviamente avere il carico di 80 kg sulla schiena con un movimento così particolare gli ha fatto tirare il muscolo, sai, tra l'altro con temperature così fredde, magari. Però Franco, mi ricordo che Franco c'era quando parlava. Sì, no, ma si la sapeva. Di Correa, Franco ce l'aveva sempre detto, che è discontinuo. Il rischio è quello lì, certo. È un discontinuo, cioè che era stato preso per effettivamente, cioè, per prendere il posto di Sanchez, invece è Sanchez che quest'anno sta tornando, non dico i suoi livelli, perché ai livelli Sanchez sta bene, non ci tornerà ieri mai, ha giocato da trequartista. A livello dell'Udinese era un fenomeno, parliamo di 10 anni fa. Allora, da dire giocatore. Che nell'ultimo mese sta facendo bene, perché ieri ha giocato 40 minuti da trequartista nel secondo tempo. Sì. Ma lui è un trequartista. Ma Marcello, ci sta a dire che l'Inter deve intervenire in attacco perché forse è un po' corta? Tra l'altro c'è un tema anche da aggiungere: Dzeko nelle ultime 13 partite ha fatto un gol, quindi l'Inter in questo momento segna con gli altri, però davanti forse un po' corta lo è. No, ma secondo me l'Inter così com'è è già sufficiente quello che ha. Per me quello che hanno è già sufficiente. Poi non so se hanno i soldi da spendere e andarsi a prendere un attaccante. Mi sembra che non ne abbiano tanti. Trovare un prestito con diritto. Io sono perfettamente d'accordo con Marcello. E devo dire quello che ho detto prima, lo ripeto, che è vero, Dzeko ha segnato poco. Nell'ultimo periodo. Non nell'ultimo periodo, però, perché ha segnato 7-8 gol fin dall'inizio. Sì, però voglio dire, lui è un attaccante che partecipa al gioco e che fa segnare anche i centrocampisti. Voi vedete come sa smistare il pallone. Centravanti boa. È uno che praticamente sa far giocare la squadra, quindi che segna meno, basta che segnino gli altri. Però è vero che infatti sopperisce la mancanza dei gol dell'attacco, mi sembra che abbia mandato in gol 16-17 giocatori. Però adesso sembra che sia... Però tu adesso stai anche utilizzando molto Sanchez, ecco, che è un altro delicato. Infatti io starei ben attento, perché secondo me, e di questo io mi fido di Marotta e Inzaghi, secondo me l'Inter deve fare bene i suoi conti, perché adesso può prendere una punta. Se, come nessuno spera, ogni volta che Sanchez va in nazionale torna mezzo acciaccato, il rischio di trovarti con Dzeko e Martinez. È vero che Perisic e Sensi, che tra l'altro
notizie che stanno correndo adesso, dovrebbe rimanere all'Inter. È vero che Dzeko e Sensi potrebbero fare la punta bassa, come ha fatto già tra l'altro Sensi la prima di campionato, però trovarsi con due punti di ruolo con la Champions... storia di Sensi fa un po' ridere. Guarda Marcello, aspetta un secondo perché ne parliamo, volevo farvi ascoltare proprio Inzaghi su Correa e Sensi, perché c'è anche questa cosa da discutere. Stefano Sensi, valigia in mano, pronto per andare a fare le visite mediche con la Sampdoria, gioca ieri sera e decide la partita. Sentiamo Inzaghi. Purtroppo sarà da valutare nei prossimi giorni, ha avuto questo problema, è l'unica nota stonata della serata, perché giocatore importante, vedremo i prossimi giorni il problema che ha avuto. Sono molto contento, insomma, si meritava una serata del genere, ha fatto il gol della qualificazione, insomma le qualità di Sensi non le scopriamo certo oggi, è entrato nel migliore dei modi, ci ha aiutato a passare questo turno e penso che si meritava una serata così. Paolo, ma Sensi alla fine cosa fa? Va via, rimane, non si capisce più. Ci risulta che l'Inter abbia bloccato la partenza, il giocatore di fatto era un nuovo giocatore della Samp che oggi ha ufficializzato Marco Giampaolo, pare che l'Inter abbia bloccato in tutto e per tutto la partenza di Sensi, parlavamo poc'anzi di un rinforzo in attacco, l'Inter sta vagliando il mercato ma è molto difficile in questo momento trovare un quarto attaccante che soddisfi a livello tecnico, a livello economico la società nerazzurra per gennaio, ecco allora che Sensi, che attaccante non è ma è di fatto un centrocampista che supporta la fase offensiva, dopo il gol di ieri potrebbe rimanere in nerazzurro però, perlomeno fino a fine però stagione. Paolo, Federico, voglio chiedere anche a Paolo, questo è collegato secondo me all'infortunio di Correa o a prescindere questo? No, è collegatissimo perché Sensi di fatto era un giocatore ceduto in prestito alla Sampdoria. Quindi se vogliamo è andata bene nella sfortuna, Riccardo, perché ti si fa male Correa, ma tu per poche ore non avevi ancora ufficializzato la cessione di Sensi. No, sicuramente è andata bene. Sarebbero vedi comunque... Franco, anche questo è tutto gira, capito? Beh, sarebbero comunque intervenuti sul mercato, questo sicuramente. Franco annuisce, d'accordo. Segnano pure con l'avversario. Infatti qualcuno ieri ha fatto la battuta a Sampdoria Empoli 3-2, ma il problema qual è? È che secondo me dopo l'infortunio di Correa, anche se non avesse fatto gol, l'avrebbero bloccato. Non ha senso. No, non avrebbe avuto senso perché non hanno lo stesso ruolo. Perché lo bloccano? Perché ha fatto il gol ieri? Lo bloccano perché ha fatto il gol ieri? Non lo so, no, Luciano, chiediamo a uno che ha fatto il dirigente a livello altissimo. Se è vero che l'hanno bloccato perché praticamente è stato fatto questo gol, no, è una cosa fuori, no, è una cosa fuori posto. Ma avresti mai fatto tu? Prego? Tu non l'avresti mai fatto. L'avresti mai fatto. Tenendo presente che non è questo giocatore. Ma questo giocatore doveva essere oggi, questa mattina a Bogliasco per le visite. Cioè, sento Inzaghi. No, si meritava la serata del genere. No, aspetta, Marcello, un momento. L'Inter non, l'Inter non l'ha messo sul mercato. L'Inter stava. L'ha messo fuori rosa. Fuori rosa, infatti, sul l'Inter mercato. L'Inter stava. Accontentandolo è diverso perché è lui che vuole è lui andare che ha chiesto di andare e l'Inter ha detto io voglio no fermati un attimo Luciano, le società di calcio non accontentano nessuno quando non ti sei ritieni che non ti possa servire il giocatore l'accontenti altrimenti gli dici stop perché ha giocato anche è entrato anche con adesso non andiamo anche settimana scorsa non ho capito però è vero o no il minutaggio è sempre basso stato ceduto sì è vero se fosse andato a Bogliasco l'altro ieri ma dove doveva andare nemmeno in panchina ieri sera se tu stamattina lo dovevi dare alla Sampdoria ma come ti viene in mente questa volta poi meno male per loro che l'hanno portato perché però, di solito però quando dividiamo le due cose vai Marcello allora, è andata bene sicuramente che hanno messo il giocatore e gli ha risolto la partita va benissimo ok questo è un discorso ma l'altro discorso è che tu praticamente lui non voleva più stare ti sei messo d'accordo con lui eri d'accordo con la Sampdoria che stamattina doveva andare io un giocatore mi smentisca Moggi che ha fatto il direttore sportivo e generale se lo mandi ancora in panchina e gli fai giocare la partita no non lo mando perché la mattina io non può stavolta devo essere d'accordo con Marcello sei d'accordo con lui sono d'accordo con Marcello anche perché o ti interessa un giocatore o non ti interessa se non ti interessa lo mandi e l'accontenti se ti interessa è lui che deve accontentare la società perché quando ha firmato il contratto non c'era nessuno con la pistola però forse Luciano davvero allora dipende dall'infortunio di Correa Inzaghi dice già siamo corti
Sensi, ma magari mi può servire. Ma è indubbio, Marcello sta dicendo una cosa che praticamente è venuto fuori per combinazione. Ah, quello sì. Però questo discorso che fa Marcello, potrebbe, è vero, anche, che è una combinazione, cioè. Certo, però potrebbe anche portare al fatto che magari la decisione fosse stata presa già prima della partita, non ma lo che so. Cosa? Che non di partiva cosa? No, più? Perché lui mi sta... No, aspetta, Marcello ha appena detto, e forse il direttore lo conferma, se un giocatore deve andare il giorno dopo in un'altra società, non lo rischi mettendolo in campo, ok? Sono così sprovveduti, soprattutto con Sensi, tra l'altro, che si fa male con la corrente d'aria. Ma quando è che è entrato? È entrato al tempo supplementare. Quindi l'hanno rischiato solo perché c'erano i supplementari, se no nei 90 minuti neanche era stato messo. No, ma per carità, ti posso dire magari... che io in Russia, ai tempi supplementari, ho rischiato Maradona, che ho fatto andare in panchina. No, certo, che però... il rischio questo qui è contemplato dal fatto di non avere il risultato però in mano. Io e le tenti di tutte. Io credo che se fosse stato ceduto ieri, l'Inter sarebbe andata sul mercato. Anche perché, sì, è vero, è stata fortunata che si è fatto male, però non è che Sensi è il vice Correa, è una questione di numeri. Può giocare sotto punta, esatto. E tu ho dati qualcun altro. Cioè, no, perché può giocare sotto punta? Perché l'alter ego di Sensi che può giocare sotto punta è Perisic, solo che tu non hai il vice Perisic. Ecco, questo è il concetto. Ci dobbiamo fermare, andiamo in pubblicità 2 minuti, al rientro Inter ma anche Juve, perché andiamo su uno dei temi più caldi della settimana. E qui abbiamo Luciano Moggi e cercheremo di capire se sa qualcosa che ancora non è emerso. Non so niente. Paolo Dybala, tu sai tutto su Dybala. 2 minuti, torniamo. Allora, rieccoci tra un attimo, andiamo su un tema caldissimo, però velocissimo, devo allora, dare quest'ultima ora. Bisogna dare la replica a Barbato, che saluta Marcello Chirico, okay, affettuosamente. Chirico, che tra l'altro non l'ha salutato. E poi promette a Luciano che la prossima volta che si incrociano in trasmissione gli porta via. Sì, ho capito. Poi si fa mettere quando non ci sono io, dai. Ha detto fatemi mettere quando c'è Moggi che gli porto via. Allora, giovedì prossimo. Riferiremo e vedremo se sarà. Visto che siamo entrati in un tema caldo. Poi voglio vedere il vino che porta, se ha ragione Marcello o no. E questo poi lo dirà in diretta. Torniamo su Dybala, fate i bravi. Torniamo su Paolo Dybala, anzi apriamo l'argomento Dybala, le parole di Marotta di ieri. Ormai non si nasconde neanche più l'amministratore delegato dell'Inter, visto che il caso Dybala è diventato pubblico, perché arriva bene, dice una cosa, Dybala risponde, arriva bene, di nuovo torna sull'argomento e tra poco lo ascoltiamo. Ieri Marotta, prima di Inter-Empoli, cosa dice? Ce l'abbiamo in grafica, lo andiamo a leggere. Allora, dice Marotta, Dybala, i tentativi vanno fatti, non importa se riusciamo o meno. Ragazzi, questa è già una frase. Poi dopo si parla di altri giocatori, di Scamacca, di Frattesi, è normale che guardiamo ai talenti, abbiamo l'obiettivo di rinforzare l'Inter guardando anche al Made in Italy, però qui coinvolgo Paolo Marcello, ma a questo punto direi che non è più un segreto che l'Inter stia provando a fare un tentativo per prendere Dybala a parametro zero. No, come dici tu, ormai Marotta lo dichiara più e più volte, già credo la terza volta che a riguardo non smentisce, anzi parla di tentativi veri e propri, di occasioni, se vogliamo Dybala è una grande occasione a parametro zero, quindi l'Inter il tentativo lo fai come, ci sono tante voci di corridoio a riguardo che vorrebbero un Dybala molto interessata alla proposta nerazzurra e quindi teniamo gli occhi aperti, ne abbiamo parlato svariatamente nel corso dei mesi, devo dare atto a Francesco Pini che nel corso di Inter-Juventus di Supercoppa mercoledì scorso ha ritirato fuori questa voce, era da tanto che non veniva affrontata, Marotta non si nasconde dietro un dito, l'Inter è interessata a Dybala e se Dybala accetterà l'offerta sarà un nuovo giocatore dell'Inter da giugno. Ragazzi, però è bella sta cosa. Si sta delineando una clamorosa operazione però, di mercato. Un dirigente all'esperienza di Marotta si espone in questo modo, ok? Per due motivi: o confonde le acque perché ha già un altro obiettivo e mette il bastone tra le ruote alla Juventus, oppure che è una soluzione che comincia a circolare e che mi hanno già mezzo vociferato, è che l'Inter dovrebbe fare la prossima estate la stessa operazione che ha fatto l'anno scorso, cioè prendere Dybala a zero e se arriva un'offerta
per Martinez di 80 milioni parte. Questo è il... Sì, perché non... e ci sta, però in tutto questo, qui coinvolgo Luciano, la Juventus cosa fa? Così. Cioè la Juventus perde un giocatore del genere a parametro zero sapendo che può andare all'Inter? Sono due le cose. Una, Maurizio arriva bene, ha perso un'occasione per stare zitto, perché praticamente queste cose qui si discutono nel chiuso di un ufficio e non pubblicamente. E non era l'abitudine della Juventus di una volta mettere diciamo al pubblico certe situazioni. Certo. No? La seconda è che Dybala potrebbe ricoprire il ruolo di Sanchez e di Correa in questo contesto. No, per l'Inter sarebbe perfetto. Sarebbe, però scusa, io mi chiedo una parola. Scusa, no, no, e ci stanno due cose. Una è quella che praticamente veramente il giocatore interessa all'Inter, okay, e non potrebbe essere diversamente. E l'altra è che per confondere le acque ci sta pure, ma io più che confondere le acque, però, credo che sia un attacco completo al giocatore per portarselo a Milano. Luciano, però io non ricordo mai che tu, tu parlassi di un altro giocatore di un'altra squadra. Cioè dicendo, noi Marotta ha smentito delle cose già fatte. No, lascia perdere, ma io infatti... Non l'hai mai fatto, io infatti. Però scusa, ma questo poi, mi sembra poi, stranissimo. E poi la colpa di chi è, ragazzi? È della Juventus. Però, perché tu non puoi dare... Però, anche della Juventus, no, bene, tu non puoi dare il coltello dalla parte del manico al giocatore che in prossimità di una scadenza praticamente non però sa quello che deve fare. Dicendo, questo però è il punto. Però non può il direttore sportivo dell'Inter dire noi facciamo un tentativo per Dybala che attualmente è un giocatore contrattualizzato. No, però un momento, non esagerare. Un tentativo per l'anno prossimo. Non esagerare, aspetta un attimo. Puoi dire noi ci interessano varie figure, ma innanzitutto lui risponde perché la domanda... sentire anche gli altri ospiti, poi torno da voi. C'era Franco che voleva intervenire. Non ha detto esattamente così Marotta. Non ha detto, beh, ha detto, detto i tentativi che vanno fatti. Ha parlato di Dybala e i tentativi vanno fatti. Franco, più chiaro di così, il gennaio è a zero. Cioè. Sì, ma laddove si crea un'opportunità, non è che l'Inter va a cercare Dybala. No, Franco, ma qui è più se di un'opportunità. Se si crea un'opportunità. Franco, certo, qui certo, è più di un'opportunità perché no, ti trovi un giocatore che no, è al di sopra della media. Sarebbe pure bene all'Inter. Però scusate, ma voi che siete uomini sentiamo di calcio... Sentiamo anche Chirico, aspetta, perché Marcello l'ho tenuto per ultimo, ma non a caso. Io so che Marcello non è un dybaliano, come ama dire lui. Assolutamente. Però io qua dico, dybalista. Marcello, al di là della tua opinione tecnica, che è assolutamente legittima, qui si sta paventando l'ipotesi che Dybala vada a rinforzare la diretta concorrente per eccellenza gratis. Forse questo cambia un po' l'idea. L'abbiamo già fatto noi. Tu e Paolo Marcello, che mi conoscete e mi avete ospite spesso qua, sì, dovreste ricordare entrambi che io già in alcune puntate del processo di Biscardi di settembre-ottobre vi dissi attenzione che Marotta è su Dybala, che siccome si parlava del rinnovo che non arrivava, che si veniva posticipato, io ve lo dissi. Quindi non mi stupisce assolutamente niente. Le parole di Marotta di ieri sera non mi hanno stupito minimamente, anche perché i due si conoscono. Lo sono stati per anni insieme, c'è confidenza, lui conosce anche... che si sono tenuti comunque in contatto in tutti questi mesi, perché il giocatore, soprattutto il procuratore, non sono stupidi. Quando cominciano a fiutare che c'è qualcosa che non va, immediatamente si guardano intorno. Non posso pensare che Dybala non si sia guardato intorno. Cioè, al di là di tutte le frasi che escono fuori, ah, io non sono Cialanoglu, io non tradisco da quelli mai, prima lo deve dire in pubblico, non deve dirlo agli amici. Ma seconda cosa, cioè, stiamo parlando di mercato, di commercio, e quindi il commercio si fa anche in questi termini. Cioè nel momento che qua non mi fanno firmare, io mi guardo intorno e Marotta, e beh, quindi non mi stupisce. Per quanto riguarda Arriva Bene invece... No, dopo lo sentiamo Marcello, guarda, poi te lo faccio ascoltare. E Luciano e Riccardo, allora, vai. Bisogna anche tener conto di una cosa. C'è chi taglia le spese alla Juventus, e questo penso che sia normale, no? Perché spendere con questi disavanzi che ci sono stati molto più di quello che si incassa diventa un problema. Devo dire che il discorso fatto con Dybala di rimandare il contratto a marzo o ad aprile, sì,
Ci sta, perché la Juventus deve vedere, guardare in faccia una realtà che non è più quella della Coppa dei Campioni, potrebbe essere anche quella, ma è di un qualcosa di diverso, potrebbe essere Europa League, e bisogna stare attenti anche a questo. Tu dici, quindi, se non va in Champions, no, rinnovo così. Allora, detto questo, quindi il discorso potrebbe essere anche giusto, però non si porta al pubblico un discorso del genere. Si fa in privato. Si fa in privato, praticamente non si mette in difficoltà nessuno, e la Juventus fa tutto quello che deve fare. No. È la stessa cosa, praticamente, è quando è stato dato via Ronaldo. Io sono sempre stato contro il discorso di Ronaldo, ma non è che essere contro io lascia il tempo che trova. Però è stato preso Ronaldo ed era un'operazione praticamente fuori dalla normale, proprio, anche se si trattava della Juventus. Io parlo della Juve. Poi dopo è stato mandato via nel momento in cui serviva. Perché se tu è vero che mi dici che devi rifare una squadra di calcio, tu hai bisogno di uno che ti nasconde le magagne, perché sai perfettamente che devi comprare dei giocatori per migliorare. E migliorare non si migliora in un giorno, si migliora in un anno e anche in due anni. Tu, alla fine del contratto, mandi via Ronaldo, che ti può segnare un gol a partita, praticamente, e scopri la tua identità vera, cioè quella di un qualcosa che prima, oggi non è più quello che era una volta, cioè certo. Il segreto della Juventus è nell'ambito di una stanza, in un ufficio. Riccardo? No, come. Però siamo d'accordo che Marotta è il più bravo dirigente, o comunque è quello che ha in Italia. Sono due i dirigenti, okay, che vanno per la maggiore. Perché uno è Marotta e uno è Tare della Lazio. Ok, perché Luciano, magari tu, o Franco, che vive nel mondo del calcio da più anni, perché un amministratore delegato dell'Inter si espone così per Dybala? Perché non è la prima volta, è da novembre. Probabilmente ci ha parlato. Allora, l'ha già preso. È un'ipotesi, perché certo. Io mi metto nelle panni di domani mattina rinnova con la Juve. E qui però vedi, qui allora ragione Max a dire però, che però non lo puoi fare. No, lo puoi fare dopo il 31 dicembre. Dopo il 31 gennaio. Oggi è il 20, quindi. Però. Domani Dybala firma con, dopo quello è un altro discorso. Ma domani Dybala rinnova con la Juve, che figura fa Marotta? Ti dicono, hai visto? La Juve t'ha fregato. Perché è chiaro che è Inter-Juve, certo, qua, certo. No? A questo punto quindi è diventata Inter-Juve in pubblico. Sì. A me sembra strano che uno dica, ne parliamo a febbraio, e quell'altro dica, mi sembra strano che veramente Marotta abbia fatto queste dichiarazioni al pubblico, cioè chiaramente apprendo chiaramente allora, la domanda che vuoi fare, cioè, di se Çalhanoğlu non ha fatto questo momento, ma sono due cose diverse, Çalhanoğlu sappiamo benissimo che non erano i programmi dell'Inter. Çalhanoğlu è stato preso perché si è fatto male. Ascolta, ci può essere anche un'operazione di questo tipo, spiegatela, perché io oggi dico che Dybala viene all'Inter. Ti spiego, noi con l'interesse per Recoba abbiamo fatto pagare 18 miliardi di stipendio, cioè, all'Inter. Tu avevi fatto sapere che volevi Recoba perché così facevi viene quello che dico io cose, certo. Allora gli dice ti rinnova 10 perché sennò viene da me. Ma non lo volevi veramente Recoba, no. Luciano, no, che era tutto, ma dai, ma lui mandava in giro i nomi falsi per andare a boccare, tutti andavano su quello. Vuoi che ti dica praticamente di più? Paco Casal, il procuratore di Recoba, l'ha preso dopo essere venuto a Torino. Io, a me, quei giocatori lì, a me, può darsi pure che ho sbagliato, attenzione, perché questo faceva gol abbastanza impressionanti, no? Da 30 metri a 40, incredibile. Però a me era un giocatore che non diceva granché all'inizio quando era giovane, poi è maturato, è diventato un buon giocatore, anzi direi un campione, però nel frattempo che, ma ti dirò anche di più, c'è stato un dirigente di una squadra di calcio, e non ti dico neppure il nome, sotto tortura, che non era dell'Inter, che quando hanno fatto il contratto una domenica mattina, prima delle partite di calcio, una domenica mattina è andato ad aiutare Moratti a fare il contratto di Recoba, 18 miliardi. Ti dico anche questo, così capisci come fate il calcio. Come funziona, certo, insomma, dietro le quinte. Però che Marotta devo andare in pubblicità, sponga, ragazzi. Torniamo, vi faccio ascoltare, arriva bene. Quello che di fatto lui ha dichiarato prima di Juve-Sampdoria di Coppa Italia, quando il caso ormai era aperto, ma lo aveva aperto lui, nei giorni scorsi, prima della Supercoppa, la replica di Dybala con quella mancata esultanza e tutto, e poi le nuove parole di Arrivabene. A tra poco. E ti dico...